Ciao amici di YouTube, benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, sono davvero amareggiato, davvero deluso per quello che è successo. Lipsia Napoli, ritorno dell'Europa League. Purtroppo siamo usciti di nuovo per l'ennesima volta da una competizione europea. La domanda che mi faccio io è: siamo ancora da primo posto? Questa è la domanda che mi faccio. Abbiamo vinto 2-0 con gol di Zielinski e gol di Insigne. E davvero sono amareggiato perché davvero mi dispiace. Ci tenevo a vincere sta partita, però purtroppo queste partite si vincono in casa. E noi 3-1 contro il Lipsia in casa non possiamo perdere assolutamente. Quindi, cosa ci dovevamo aspettare da questo Napoli? Assolutamente, cioè, cattiveria c'è stata. Una buona partita del Napoli. Abbiamo vinto per 2-0. Purtroppo il gol di Insigne è stato un po' troppo tardi all'85esimo. Però comunque siamo usciti sconfitti. Quindi siamo usciti dall'Europa League. È brutto sentirsi dire da altre persone che una squadra di primo posto esce ai quarti, agli ottavi, quello che è dall'Europa League. È davvero brutto perché poi altre squadre ce l'hanno fatta. Ora dovremo dimostrare di vincere il campionato, assolutamente, perché altrimenti ci prenderanno per il culo per almeno 10 anni. Non sono incazzato, non sono incazzato, però sono amareggiato, sono deluso per quello che è successo, perché ci tenevo assolutamente a dimostrare che questo Napoli ce la può fare. Ce l'ha fatta assolutamente, perché il 2-0 lì non è stato assolutamente facile come partita. Abbiamo vinto 2-0. Però abbiamo preso tre gol, 3-1, in casa. Quindi purtroppo è stato così. Mi sono piaciuto molto, cioè mi hanno colpito molto le parole di Insigne di ieri in conferenza stampa con Sarri. Il fatto che lui ha detto la stessa cosa che ho detto io, cioè il fatto che siamo ancora da primo posto, cioè c'è la differenza tra una squadra da primo posto che passa il turno e una squadra di primo posto che non passa il turno. C'è differenza. Uno vede due squadre. Secondo me, cioè, uno vede due squadre diverse. Una, oh, guarda, il Napoli primo posto ha perso 3-1, oppure non perde 3-1, però passa il turno dell'Europa League e nessuno parla. Ora tutti parleranno: non è squadra da primo posto, questo non può essere. Ovviamente troveranno la loro giustificazione e la accettiamo. Da tifosi sicuramente, cioè tifosi napoletani sicuramente l'accetteranno, perché siamo usciti sconfitti e siamo amareggiati. Ora sicuramente testa al campionato, perché Coppa Italia, Europa League, come sapete, siamo usciti fuori. E quindi l'unica cosa che ci rimane è il campionato. Se non vinciamo il campionato, falliamo assolutamente tutto. Quindi, cioè, vedete la mia faccia, sono davvero deluso perché ci tenevo davvero tanto. Quindi, raga, il post partita finisce qua. Vi invito a lasciare un bel mi piace, arriviamo a 400 mi piace, mi raccomando, condividete il video, iscrivetevi al canale, commentate. Arriviamo a 31.000 iscritti e domani vi aspetto con il video della mia pagella, davvero, 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 molto bello. Vi aspetto con un nuovo video. Bella.